Giovanissimi tratta le avventure o le disavventure di questo gruppo di adolescenti, il cui protagonista è Marocco, che ha 14 anni, vive da solo con il padre perché la madre li ha abbandonati di punto in bianco senza fornire spiegazioni. Frequenta il primo anno del liceo scientifico, ma non va bene a scuola, anzi va piuttosto male. Gioca a calcio per la squadra del quartiere ed è piuttosto bravo ed è un appassionato dei fumetti di Dylan Dog e di vari fenomeni paranormali. E questa cosa è un po' il suo modo per scappare dal quartiere, perché lui vive in questo quartiere che si chiama Soccavo, che è periferia di Napoli ed è una periferia da non immaginare come di soli palazzoni. Ovviamente ci sono, ma ci sono anche palazzi normali e c'è anche un po' di verde. Però a suo modo è un quartiere che può essere violento. L'epoca, la storia si svolge sul finire degli anni 90 e il formato che io immagino per una storia del genere, in tutta sincerità, è quella di un film, perché è il formato che prediligo e cioè, scrivendo io è quello che immagino, un film. Suggerimenti di cast o regia non so bene, perché in realtà sono soprattutto adolescenti, quindi non conosco molti attori di quell'età lì, ma sicuramente vedrei Tony Servillo benissimo nella parte del padre, in quanto Tony Servillo è il mio sicuramente attore preferito.